Il ricordo di Silvia Pizzanelli, la piccola esernina di 12 anni andata via troppo presto, che illumina il cammino di chi l'ha amata. L'omaggio agli ex presidenti dell'Avis, artefici di un'opera solidale i cui frutti si vedono anche a distanza di anni. L'aggregazione tra i cittadini nel segno del non profit. Queste sono le principali componenti della manifestazione svoltasi ieri nel parco stazione di Isernia su iniziativa dell'Avis comunale. La famiglia fa buon sangue ha consentito di radunare nel polmone verde del capoluogo pentro decine di persone che, rispettando il distanziamento e l'obbligo del Green Pass, hanno trascorso un pomeriggio diverso tra riflessione e divertimento. L'evento, come previsto, ha preso il via con la consegna di una targa da parte del presidente dell'associazione Sergio Di Vincenzo e della direttrice del CSV Molise Lorena Minotti a tutti gli ex presidenti Salvatore Forte, Mario Farina, Carmelina Sferra, Anna Maria Maddalena, Mirella Perluzzo, Gianfranco Massaro, nonché alla famiglia del compianto Domenico Pellegrino, fondatore dell'Avis. Abbiamo voluto dedicare questa manifestazione alla piccola Silvia Pizzanelli perché già da piccola era impegnata nel volontariato. Purtroppo nessuno potrà restituirci questa bellissima bambina, ma vogliamo che resti vivo il suo ricordo. Il nostro augurio è che questa manifestazione possa avere una sua continuità e in questo modo idealmente tutta la comunità di Isernia abbraccia la famiglia di Silvia per dirle: noi vi siamo vicini, così come Silvia era vicina al volontariato. Con questa manifestazione vogliamo naturalmente sensibilizzare tutta la comunità alla donazione del sangue, un gesto molto importante ma che ha anche un suo tornaconto positivo. Se vogliamo, donare il sangue significa sottoporsi gratuitamente a una serie di analisi. Devo dire che in Molise, in tutta la regione, le cose vanno decisamente bene, c'è stata autosufficienza di sangue anche durante l'estate, quindi va bene così, ma possiamo sempre fare meglio. Il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio e gli assessori Eugenio Chianischi, Domenico Chiacchiari e Pietro Paolo Di Perna sono stati nominati ambasciatori Avis e un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Croce Bianca, ai dottori Mirella Perluzzo e Fernando Crudele, che si sono occupati del servizio medico all'AMPI, e al referente Cosmo Di Pasquale e ai volontari che hanno partecipato fattivamente contribuendo alla riuscita dell'evento. La responsabile del centro trasfusionale dell'ospedale veneziale di Isernia, Matilde Caruso, ed il presidente Massaro hanno sottolineato l'importanza del ruolo che l'associazione ha saputo ritagliarsi e quanto oggi l'Avis rappresenti un faro per tutto il mondo del volontariato. Le donazioni sono state numerose, così numerose da consentirci di aiutare anche le regioni limitrofe come la Campania, il Lazio e la Puglia. È stato davvero un piacere vedere i centri trasfusionali riempirsi e soprattutto grazie alla capillarità delle attività delle associazioni dei volontari del sangue e in particolar modo l'Avis, che copre tutta la rete della regione Molise, è stato possibile avere veramente un numero di donazioni che hanno consentito di sostenere tutte le urgenze che d'estate non si riducono. I progetti di sensibilizzazione e le continue attività promosse in ogni angolo del territorio hanno fatto in modo che si incrementassero le donazioni di sangue e che tuttora venga costantemente garantito un supporto indispensabile al sistema sanitario del Molise. Durante la giornata è stata messa a dimora una pianta di ulivo in memoria di Silvia Pizzanelli e sono state raccolte le prime 300 firme a supporto della petizione che verrà presentata all'amministrazione comunale per chiedere l'intitolazione di una piazza alla bambina scomparsa prematuramente il 9 ottobre 2020. Ultimo atto della serata, il teatro, la compagnia Cast di Isernia ha portato in scena due spettacoli esilaranti: Pittore di un morto vivo, rivolto soprattutto ai bambini, e La scampagnata dei disperati. Ma ha chiamato, eh? Questo è solo. Facciamo un'altra prova.